Siamo tornati negli studi per la seconda parte del TG6 Sera, proprio negli studi di TV6, è gradito ospite, lo ringraziamo e lo salutiamo, Nello Daniele. Buonasera, Buonasera. musicista, cantante, compositore, chitarrista, fratello d'arte, ma soprattutto cantautore napoletano. Quarto CD, quello che sta per essere diffuso tra qualche settimana, al quale sostanzialmente ci ha introdotto un singolo che tra poco vedremo nella vetrina del suo sito www.nellodaniele.it, ma soprattutto Nello Daniele è qui in Abruzzo e tra un paio d'ore sarà in azione in un concerto acustico a Montesilvano alle ore 21 per la manifestazione della Settimana della Cultura in Piazza Galli. Dunque è una succosa anteprima quella che ci regala nei nostri studi, noi lo ringraziamo, anche perché Daniele, insomma, questa sua esperienza acustica è del tutto particolare, un po' il succo del suo nuovo album che sta nascendo, il suo album si chiamerà Uguali a Ieri, è quello che caratterizza anche il singolo che ha avuto già successo nelle sue prime uscite in radio, vale a dire Se ti innamorerai. Sì, è un album, essendo un musicista, un chitarrista, ci piace sempre spaziare, contaminare, la musica, penso che non ha confini, quindi mi piace sempre contaminare la musica tra la musica classica, jazz e funky. È molto latino, quindi ho coinvolto tanti grandi musicisti in questo cammino che sta per uscire. E i primi di settembre, che con la Universal esce questo album prodotto da Roberto De Marco, Totò Iacoboni, Gigi De Rienzo, grandi musicisti, Agostino Marangolo. Quindi è un grande viaggio per un artista mediterraneo, mi riferisco mediterraneo. Ovviamente tanta gavetta, hai suonato da giovane nei locali, poi il primo album prodotto da Fausto Leali, Si potrebbe amare, dal 98. Ma hai attraversato, come dicevi tu, un po' tutta la tradizione della nuova musica, della vecchia e della nuova musica napoletana. Ti sei cimentato, insomma, in ritmi molto vicini al reggae, hai suonato con musicisti che un po' sono quelli anche che suonano abitualmente con Pino e che hanno vissuto delle carriere da solisti particolarmente prestigiose come Gragnanelli, James Enese. Ora questo approdo, diciamo, acustico, questo ritorno, diciamo, al passato, all'inizio di un ragazzo e una chitarra, magari per strada, lo hai presentato, lo hai promosso anche per strada davanti ai negozi di dischi a Napoli. Sì, è un'esperienza bellissima, perché io penso che poi un artista debba presentare la sua. Come è nata una canzone, come è nato questo album, le prime composizioni sono voce e chitarra, quindi allora preferisco magari andare in giro e far sentire come è nato il pezzo, almeno per un chitarrista, è così. Poi tutto quello che nasce dopo, che sei in studio, ci fa il quadro, ci fa la cornice, c'è cioè il quadro e ci fa la cornice, però mi piace sempre proporre le cose con l'acustico. Ho coinvolto musicisti come James Senese, come Enzo Gragnaniello, come nei precedenti album, anche perché poi chi mi conosce, chi ha modo di comprare il mio disco, la prima cosa che va a vedere è chi ha suonato. Penso che per un musicista la cosa importante è cercare di, anche in questo album, canto in dialetto un solo brano. Dove vengo dal pop, però comunque non rinnego mai quella che poi è la mia città, sono un uomo del sud, è giusto che canti anche la mia città. Ecco, grandi musicisti ovviamente anche per questo album che vedremo il 27 settembre 2010, diffuso nei negozi, prodotto da Tobacco Music, distribuito da Universal Music. Suoneranno insieme a te Agostino Marangolo alla batteria, Gigi De Rienzo al basso, cioè nomi straordinari della
dell'entourage appunto dei musicisti che contano sulla scena partenopea e direi nazionale. Massimo Barba, Pino Tafuto, Gabriele Borrelli, Bob De Marco, gente che tornando all'acustico a sua volta credo si sia divertita molto in sala d'incisione, insomma nel vivere con te questa esperienza, nel veder nascere questo disco brano dopo brano. Sì, io penso che un artista ha bisogno proprio di sentire sulla sua pelle lo strumento, quindi a me questo è il quarto album. Ho cercato sempre di mantenere l'acustica, i quattro strumenti, piano, chitarra, batteria e basso. Penso che un artista poi non debba solo pensare a fare i dischi, perché il disco è una cosa bella, però l'importante è il palco, è suonare e comunicare con la gente, quella è la cosa più importante per un musicista, per un artista. Ecco, come vedi io non ti ho fatto la domanda, quella che è più antipatica, che credo che quindi non ti farò. Ovviamente chi ascolta questo timbro di voce ha in mente certe sonorità che sono naturali, che vengono dalla voce, del DNA. Guarda, quanto conta per te la voce e la chitarra, quanto conta ovviamente anche l'esperienza che si è vissuta? Sai, all'inizio carriera si ascoltava, io ho avuto tante hit radiofoniche, quindi si ascoltavano questi pezzi che mi hanno messo al grande pubblico, mi hanno fatto conoscere. Io non ci tenevo molto a far sapere chi ero, chi non ero, però alla fine quello che conta sono i risultati. Quindi sono al dodicesimo anno, quarto album, questo vuol dire tanto. Uno spazio dal autonomo. Punto di vista che non ho sfruttato la situazione di fare un disco all'anno, mi interessa fare, suonare tanto e poi la gente che sul posto lì vede veramente chi sei, quindi alla fine sono uno dei tanti. Poi o vendi 100.000 o 10.000 o 1.000 copie, l'importante è arrivare a comunicare con delle persone. Io fortunatamente nella mia vita ci sono arrivato anche a comunicare con dei grandi artisti, a duettare con dei grandi artisti sia italiani che internazionali, come Billy Preston, come Solomon Burke, quindi vuol dire che la musica unisce, non ci sono differenze. Bene, ovviamente questo sarà anche lo spirito, credo, del concerto acustico di questa sera a Montesilvano. Ricordiamo, ore 21, Montesilvano Colle, bellissima, poco conosciuta realtà che sta proprio a ridosso dell'area metropolitana di Montesilvano, un'oasi di tranquillità, di serenità, dove ascoltare appunto musica acustica, ancor meglio che musica elettrica, in Piazza Galli. Ecco, che tipo di feeling ti aspetti da questa serata? Ma io, la verità, non è proprio un concerto, ma magari è una bella chiacchierata, come si dice in napoletano, e accennare qualcosa, racconto un po' a parte la mia carriera, ma racconto un po', faccio degli omaggi a dei grandi cantautori che ho preso spunto anche da grandi cantautori come Fabrizio De André, come Carosone, che ci hanno dato il via. Hanno aperto un po' la strada a tutti noi, quindi io da quando ho cominciato ad ascoltare anche questi grandi ho incominciato a scrivere diversamente, quindi il prossimo album ci saranno, vado a toccare degli argomenti come la clandestinità, come il razzismo che ahimè ancora oggi nel terzo millennio esiste, vengo dal pop, però comunque vado ascoltando questi grandi artisti ti viene voglia di crescere, di dire e di toccare degli argomenti sociali che sono importanti. Oggi. Bene, grazie, in bocca al lupo per questo appuntamento a Nello Daniele. Questa sera ci sarà peraltro, sempre nell'ambito della settimana della cultura di Montesilvano, lo spettacolo teatrale di Daniele Sergio Fedeli con Paolo Paoloni. Poi domani sera ci sarà la serata conclusiva con l'incontro con lo scrittore Fernando Acitelli e una pièce teatrale di Mario Scaccia e Edoardo Sala. Dunque appuntamenti da non perdere in questa manifestazione, in questa kermesse promossa dall'amministrazione comunale di Montesilvano.